Buongiorno, ci troviamo con l'ingegner Filippo Gentili che ha appena discusso la sua tesi di master nell'ambito del master in project management delle opere strutturali e infrastrutturali, dal titolo alla gestione di una commessa per la progettazione costruttiva di facciate continue, il ruolo dell'ingegneria, perché ci racconti qualcosa su questa sua esperienza di master. Grazie, buongiorno. Dunque, sono un ingegnere civile con un dottorato di ricerca in ingegneria strutturale e ho scelto di fare questo master perché dopo alcuni anni di esperienza lavorativa mi sono reso conto di aver sviluppato una certa conoscenza tecnica, ma di non aver lavorato mai su conoscenze più manageriali, più di gestione di una commessa, e credo che Una sia. certa conoscenza tecnica è un eufemismo, no? Io ho addirittura un dottorato, quindi. Si fa quello che si può, si impara. Credo che sia fondamentale per ogni tecnico avere un'idea di percorso di formazione continua. In un mercato del lavoro sempre in grande evoluzione, fermarsi non è una strada possibile. Certo. Quindi ritengo che un percorso di master nel project management sia attualmente molto utile per capire alcune dinamiche, per sapere leggere la situazione che di realtà imprenditoriali che ci circondano. E quindi credo che sia. In quest'ottica ho scelto di fare questo master e la scelta devo dire che è stata confermata dai corsi che ho seguito. Dato essendo un lavoratore a tempo pieno, il master ha avuto il grande vantaggio di essere in modalità sincrona e asincrona, quindi di poter seguire le lezioni in maniera anche fuori dagli orari standard. E questo è stato un vantaggio non da poco perché mi ha permesso di approfondire delle tematiche che mi interessavano, che mi hanno aiutato anche nel lavoro, ma allo stesso tempo mi ha permesso di continuare a lavorare, perché un Organizzando il master. tempo come più ritenevi necessario Assolutamente. fare. E questo è stato un vantaggio non da poco. La qualità dei corsi quindi è stata molto utile, secondo me, per capire e riuscire a interpretare nella maniera corretta alcune situazioni lavorative che poi una persona si trova ad affrontare nella vita di tutti i giorni. Da questo punto di vista, quindi, sono estremamente soddisfatto del master che ho seguito e personalmente mi occupo di un settore, lavoro in un settore ad alto sviluppo tecnologico, quindi è importante anche sapersi tenere aggiornati sia da un punto di vista tecnico, ma è un settore in cui le conoscenze servono non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista di gestione dei costi, della gestione dei consulenti, nella gestione delle varie fasi di cantiere. Da questo punto di vista, i corsi seguiti sono stati molto utili e mi hanno aiutato. Bene, grazie Filippo. Ecco, quindi un po' l'obiettivo, no, di questi master specializzanti è quello certo di approfondire alcuni aspetti che magari professionisti più di natura tecnica come ingegneri e architetti non hanno avuto modo di fare in precedenza, ma sempre basandosi molto su aspetti pratici, no? Quindi strumenti che debbano essere utili nella pratica professionale lavorativa che affrontate quotidianamente. Tu credi che, diciamo, abbiano avuto questa valenza molto pratica e che, diciamo, ti siano poi serviti effettivamente nel tuo lavoro? Indubbiamente, diciamo che il vantaggio di un master di questo tipo è stato la possibilità di vedere alcune dinamiche lavorative che vanno avanti per fatti loro e capire quali erano le ragioni teoriche e pratiche dietro alcune scelte. Quindi per una persona che si affaccia nel mondo della gestione di un progetto, il master permette
di capire quali sono le ragioni che sono dietro alcune scelte, che altrimenti potrebbero sembrare più difficili, di più difficile comprensione. E questo quindi permette di avere una marcia in più anche rimanendo a essere un tecnico, pur non facendo lavoro manageriale. Anche un tecnico che ha una conoscenza di alcuni principi permette di relazionarsi con il management o con il cliente in maniera più appropriata e più veloce. Questo è interessante, cioè effettivamente una forma mentis più completa può essere utile anche se poi continui ad occuparti di aspetti tecnici, no? Non ricopri necessariamente il ruolo di project manager. Insomma. Esattamente. Benissimo, grazie Filippo, ti auguro diciamo di continuare con il bellissimo progetto che hai illustrato durante il tuo lavoro di tesi e mi auguro anche che rimarremo in contatto in futuro. Assolutamente, grazie. Grazie, ciao, a presto. Arrivederci.